Continuano gli eventi culturali alla Cremeria Letteraria. Siamo in compagnia di Antonella Soldo, che ha creato un collage di tutti gli interventi, le interviste, le lettere di Maria Teresa Di Lascia, attivista radicale, deputata parlamentare, che ahimè è morta prematuramente. E che ha segnato profondamente la nostra capitanata, cioè una delle personalità davvero più importanti, perché ricordiamo che Maria Teresa Di Lascia è nata a Rocchetta Sant'Antonio e anche Antonella Soldo. Quindi oltre al fatto che siete nate in provincia di Foggia, che cosa vi avvicina? Sì, Maria Teresa Di Lascia è, come ricordavi tu, una delle 10 donne che ha vinto il premio Strega nella storia del premio Strega, quindi una delle pochissime, ed è originaria di questo territorio. E oltre ad essere una scrittrice di straordinario talento, è stata anche una attivista per tutta la sua vita, e anzi nessuno sapeva che lei fosse una scrittrice fino a quando il passaggio in ombra non vinse lo Strega, lo vinse postumo. E anche in questo, diciamo, è stata quasi unica, perché solo lei e Tomasi di Lampedusa hanno vinto il premio Strega postumo. E in questo volume ho voluto raccogliere i suoi interventi politici, dal primo intervento che pronunciò al congresso del Partito Radicale nell'82, la prima volta in assoluto che prese la parola e fu eletta vice segretaria del partito, e agli interventi degli ultimi anni, nel 94, quando concepì, inventò e creò Nessuno Tocchi Caino, l'associazione per l'abolizione della pena di morte nel mondo, e nell'ultima parte poi ci sono anche 5 racconti, di cui alcuni inediti. Ci sono lettere, le lettere che ha scritto a suo padre, ad Adriano Sofri, e un po' di materiale che ricostruisce, insomma, la complessità umana di questo personaggio veramente straordinario, che ha dato tantissimo alla letteratura e alla politica nel nostro paese. Ricordiamo il titolo di questa raccolta: Un vuoto dove passa ogni cosa, edizioni dell'Asino. A chi è destinato in particolare? Ma è destinato soprattutto alle persone che pensano di non amare più la politica, non amare più l'attivismo, il fare qualcosa in pubblico per gli altri, perché è un percorso che lei fa all'interno di se stessa, scrutandosi profondamente, e riesce a dare un senso alle proprie azioni con dei progetti che sono dei progetti grandissimi, come quello di Nessuno Tocchi Caino, che a tutt'ora attivo. Nel 2007 l'ONU ha emanato la moratoria per le esecuzioni capitali, e quella è stata una sua vittoria. Maria Teresa Di Lascia ha protestato, ha manifestato per la guerra dei Balcani, a Sarajevo, e per l'Europa Unita, per una serie di battaglie, di ideali in cui ancora forse vale la pena di credere e costruire. E tra queste battaglie ricordo, se non sbaglio, anche quella che voleva andare contro gli steccati della medicina a favore dell'omeopatia, che poi è stata riconosciuta come branca della medicina, forse proprio grazie a Maria Teresa Di Lascia. Sì, questo è uno veramente degli aspetti più particolari della sua, delle sfaccettature innumerevoli della sua personalità, perché lei si iscrive a medicina a Napoli, all'Università Federico II, e dopo un po', in realtà dopo un bel po', dopo un bel pezzo di percorso, decide di iscriversi al Libero Ateneo degli Omeopati, che era al tempo veramente una follia, una cosa assolutamente d'avanguardia. Fonda l'Associazione Nazionale Pazienti Omeopatici, che è tuttora attiva a Napoli, e lei crede nella medicina omeopatica, perché dice la medicina omeopatica mette al centro l'individuo e non la malattia, mentre la medicina tradizionale dà una cura uguale per tutti. La medicina omeopatica, secondo lei, cercava di capire l'unicità della persona, del paziente, e dare una cura per ciascuno a seconda del suo momento. Su questa cosa dell'unicità, dell'irripetibilità, dell'assoluta differenza di ogni individuo rispetto agli altri, ma anche rispetto a se stesso nei vari momenti della vita, ha insistito molto la Di Lascia,
ed era una cosa che lei associava molto anche alla questione della non violenza, perché c'è una delle testimonianze di questo libro in cui lei proprio dice: ho incontrato la medicina omeopatica e la non violenza, il Partito Radicale, quasi nello stesso momento. E per me c'è una coerenza in tutto ciò, perché la non violenza che cos'era? Era il mettere tutta la propria persona, il proprio corpo, con lo sciopero della fame, con le altre manifestazioni della non violenza, al centro della propria azione e sentirsi responsabile, avere su di sé tutta la responsabilità, sentirsi importante per quella specifica battaglia. Quindi l'individuo ha ancora l'importanza della sua azione, della sua unicità, della sua responsabilità al centro, come nell'omeopatia la diversità, l'unicità dell'individuo. C'era un filo conduttore, secondo lei? Quanto Antonella Soldo si è sentita coinvolta nella stesura di questo libro, emotivamente? Sicuramente molto, anche se ho cercato di trasmettere il meno possibile di questa emotività all'interno di un libro che volevo fosse il più obiettivo possibile, perché io ho sentito parlare di Maria Teresa di Lascia nel mio paese, nel Partito Radicale che io frequento e di cui sono membro e membro di direzione, e però ho cercato appunto di non mettere nulla di mio, ma di far parlare del materiale autografo che ancora esisteva, che era inesplorato, grazie agli archivi radicali. L'archivio di Radio Radicale ha migliaia di interventi di Maria Teresa di Lascia, e anche in cartaceo, articoli da lei scritta. Io ho fatto una selezione di questo materiale, l'ho messo in ordine cronologico, qui per non dare una mia lettura, una mia forzatura, un mio accostamento tra vari interventi, e sicuramente è una cosa che mi ha segnato molto e che ha segnato anche le scelte che io ho fatto, come quella di abbracciare il Partito Radicale, i radicali, e cioè chi è arrivato per Marco Pannella, per Emma Bonino, io ci sono arrivata attraverso le parole di Maria Teresa di Lascia, e quindi sicuramente mi ha emozionato e mi ha segnata molto, però penso che per ragioni diverse potrebbe colpire e segnare anche molte altre persone. Ci sarà un altro libro? Magari non solo un nuovo libro su Maria Teresa di Lascia, ma magari un romanzo, perché no? Mio? Certo. No, non lo so, non è assolutamente in programma, però di Maria Teresa di Lascia invece è dal 29 settembre di nuovo in edicola, in libreria, Passaggio in Ombra, che era fuori catalogo da tantissimi anni. Questo piccolo libro, facendo parlare un po' di sé con alcune recensioni, alcune di peso, ha fatto in modo che qualcosa si muovesse alla Feltrinelli, dove qualcuno doveva decidere, e il libro è stato ripubblicato di nuovo in libreria in una nuova edizione, quindi è già un successo per me aver riportato anche quel testo in libreria. Complimenti ad Antonella Soldo. Grazie a voi.